Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono ZCloud e oggi ci troviamo nel primo episodio di Dark Souls Remastered Editions. Allora ragazzi, c'è da premettere una cosa molto importante. Questa non è la Remastered Edition che voi vedrete, diciamo, su PS4, perché quella è stata fatta ultimamente dagli sviluppatori appunto della From Software, mentre questo sarà, sono delle mod praticamente che ho installato nella vecchia versione che ho di Dark Souls per PC, e ragazzi, i risultati sono strabilianti. Non so se voi notate il dettaglio che c'è dal punto di vista dell'armatura, ma anche il frame rate, guardate, è fisso 60 fps, cosa che non abbiamo mai visto nei Souls. Cioè nei Souls del primo Dark Souls, ecco. Però se vedete qui appunto a sinistra gli sprite sono fatti di merda, infatti gli alberi fanno veramente cagare. Comunque ragazzi, adesso non ci ha rotto più il cazzo il fabbro. Volevo soltanto dirvi, praticamente io continuerò, cioè comincerò questa serie perché appunto Dark Souls è uno dei miei giochi preferiti. Voi forse non lo sapete, ma appunto ci ho giocato tantissimo prima di aprire il canale. Purtroppo, appunto, per voi io li ho finiti tutti, già i Souls, cioè il primo, il secondo e anche il terzo. Però, diciamo, volevo fare un episodio così, cominciando una partita di qualche tempo fa, una vecchia partita, per vedere effettivamente il pubblico del mio canale se gradisce, appunto, un episodio del genere. Quindi, mi ricordo che avevo suonato appunto la prima campana già, e quindi dovevamo recarci a Fort Sam. Quindi ragazzi, spero che vi piaccia l'idea, soprattutto perché per questa partita con tutta questa risoluzione massima in 4K, diciamo, per me è la prima volta e la differenza è abissale. Quindi ragazzi, speriamo di divertirci insieme e partiamo subito. Scusate se non sarò bravissimo, ovviamente, tanto che non ci gioco, quindi vediamo. Allora, qua mi ricordo che escono due serpentoni, ecco. Però io li posso già fottere in questo modo, ok? 1, 2 e 3, bene. E uno. Non è morto. Neanche stavolta è morto. Neanche stavolta è morto. Cazzo. Questo è morto. E è morto. Abbiamo fatto una figura di merda. Però ragazzi, permettetemela perché da tanto che non gioco a Dark Souls. Allora, queste Fort Sam, devo dire che sarà un po' complicato uscirne indenni, cioè almeno per me, perché non è che sono bravissimo, da tanto che non ci gioco, però non deve essere nulla di complicato, eh. Ora io mi ricordo che qua, esatto, lanciavo quello stronzo, poi lui faceva così e cadeva giù. Dai, cadi, cadi. Perfetto, e lui è caduto. Ok, lo purghiamo in culo, malamente. Via, e via. Perfetto, ragazzi. Esatto, per arrivare là come cazzo si faceva? Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Vediamo di purgare questa gran puttana. Bene. Ok, ragazzi, dobbiamo superare Dobbiamo superare la nebbia e mi sa che abbiamo finito Fort Sam. Vediamo. Non mi ricordo ci sia un boss qua. E infatti non c'è. C'è soltanto il gigante bastardo che lancia di tutto e di più. Però a noi ci interessa adesso arrivare assolutamente al falò. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qui, ragazzi. Siamo arrivati al falò. Grande così. Grande così. Io direi di andare a provare a sconfiggere sto stronzo, vediamo se ci riusciamo. Se ci riusciamo sempre.
Basta girargli un po' attorno e fargli un backstep. 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 No. Non è d'accordo. Fagli un backstep, cazzo. Perché non glielo fa? Merda. Ragazzi, con la Claymore togliamo l'equilibrio anche a un gigante del genere. È incredibile, vai. Porca troia. No, non ti curare. Pezzo di me. Pezzo di merda. No. Cazzo. Grande, come spezziamo l'equilibrio. Grande, grande. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vediamo. Scudo a torre, voglio saperne di più su questo tizio. Scudo a torre. Scudo grande di metallo, usato dal cavaliere Berenike. Noto per la sua armatura pesante, questa spezzata di ferro è molto pesante. Gli scudi grandi sono molto stabili. Quindi, Berenike, chi cazzo era? Ragazzi, volevo prendere un item che io mi ricordo era più su e bisognava saltare. Pozziamo come se non ci fosse un domani. E l'item era lì a sinistra. Però adesso aspettate. Vediamo se mi ricordo bene come si salta. Quindi 1, 2. Ok. Perfetto. Qua c'è sto stronzo, cavaliere di Balder. Che credo. Quanto cazzo ci toglie? Grandissimo Perry! Mamma mia. Puoi morire in pace. 500 anime, vedete ragazzi, la maschera questa qua di girandola, quante anime ci fa dare. Questo praticamente non è servito a un cazzo. Non ci credo. Non ci credo. E che cazzo è servito venire fino a qui? Porca vacca. Ci riproviamo. Non abbiamo paura del vuoto. Il nostro cavaliere Souser. Dai. Dai. Dai! Bravissimo! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso non mi ricordo che cazzo c'era qui. Sinceramente. Sei un nemico? No. Io per sì e per il no mi metterei un attimo. Aspetta, quale cazzo era la nostra armatura? Questa? Sempre un cazzo. Vediamo quello che ha da offrirci sto stronzo. Bomba oscura, titanite, rinforzo più 5 arma standard. Titanite grande! Ragazzi, importante questa cosa. Spada possente, scudo a torre, scudo di Balder, questo non ci interessa. Ha delle frecce, l'armatura di come cazzo si chiama? Di Sigmire e anelli. Contro la magia, questi non ci interessano. Ragazzi, la titanite grande. Ci serve. Ok ragazzi, adesso abbiamo spippolato un po' Forzen, cioè abbiamo concluso il tutto. Adesso io direi subito subito di recarci dal boss, che è un gargoyle, no, un golem gigante, ma stupidissimo. E direi anche di evocare un nostro amichetto, che adesso non mi ricordo dove cazzo fosse il suo segno di evocazione. Mi pare in una stanza completamente vuota. Mi pare qui a sinistra, eh. Qui a sinistra. Sì, eccolo qua. Come si chiamava? Tarkas Ferroner. Ah, ecco. Perché quello là ce l'aveva detto già che erano venuti lui e altri stronzoni per uccidere il boss. Seguimi, non cadere, eh. Ok, affrontiamo il boss Golem coglione e spacchiamogli il culo. Va bene. Allora lui ci lancia un po' di questo. Noi facciamo così. Lo aspettiamo qui. Tu sei arrivato. Aspettiamo che se la prenda col nostro amico. Guardate il nostro amico quanto cazzo fa male. E noi lo purghiamo un poco alla volta. La stupidez. Attenzione! L'abbiamo stordito! Abbiamo stordito il golem! Mamma mia! L'abbiamo fatto cadere, ragazzi! L'abbiamo fatto cadere!
Gli possiamo rompere un braccio, vero? Questa è la prima volta che lo faccio cadere. Questo è il boss più stupido di tutto Dark Souls, eh? C'è da dire che questo ora fa la presa stronza. Forse non vede bene. L'unica cosa che mi ricordavo di questo boss è appunto che aveva tanta vita e bisognava aspettare, aspettare. Però è stupido, è stupidissimo. Attenzione che cade di nuovo. Tarkas Ferro Nero è fortissimo. Lo abbiamo distrutto in men che non si dica. Ai cazzo! Caduto a terra. Carichiamo il corpo. È morto. E il golem, ragazzi, se n'è andato a fanculo. Grazie, Tarkas. Vediamo con queste texture in HD la differenza. Ecco le arpie puttane. Ci hanno fottuto. E chissà dove ci portano, ragazzi. Ci portano ad Anor Londo, la città degli dei. È dove le bestemmie fioccano, che è una meraviglia. Guardate che spettacolo. Mamma mia, ma è tutta un'altra cosa in HD, eh? Tutta un'altra cosa. Favoloso. Favoloso. Benissimo, cominciamo la nostra avventura qui ad Anor Londo, ragazzi. Siamo arrivati nella città degli dei. Oh, eccoci qui al falò di Anor Londo, ragazzi. Quindi ci possiamo fermare qui per adesso. Fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi aggrada e soprattutto se vi ho divertito con questo gameplay. Certo, taglierò molti pezzi e quindi non farò vedere proprio tutte le varie sfaccettature, perché comunque è un gioco abbastanza vecchio. Quindi penso che potrebbe annoiare la stragrande maggior parte di voi, ecco. Ragazzi, fatemi sapere con dei commenti, soprattutto iscrivetevi al canale se questo, diciamo, video vi è piaciuto. E appunto, ragazzi, iscrivetevi al canale perché è molto importante per supportare i miei contenuti. Adesso è veramente tutto. Ciao da ZetaCloud!